Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui per fare un video un po' riassuntivo di quel che sono state le mie vacanze, le mie prime vacanze di quest'anno. Per chi non mi conoscesse, ciao a tutti, io sono Carlotta e insomma, se non vi siete ancora uniti a questa famiglia, molto male, quindi iscrivetevi subito perché 3, 2, 1 è... succede un macello, veramente, un macello. Per tutti quelli invece che sono già della nostra famiglia, bentornati a tutti i raggi di sole, come state? Spero bene. E niente, visto che il video precedente era il primo video del mio ritorno, ma ho preferito farvi vedere prima quello che mi era arrivato, il pacchettino che mi era arrivato, questo appunto sarà un po' il racconto di quello che sono state le mie vacanze, visto che sono stata un po' assente. Cioè, nel senso, su Instagram ci sono sempre stata, mentre su YouTube e TikTok no, assolutamente. Però se non mi seguite su Instagram, molto male, cioè nel senso, io lì le cose le mettevo, quindi andate subito a seguirmi su Instagram se non mi seguite. Da cosa possiamo iniziare? Allora, io sono andata in vacanza a Loano, in Liguria, per chi non lo sapesse, ma penso che più o meno tutti sappiamo dove è Loano. Sono stata 2 settimane. Da dove posso iniziare? C'è un po' l'idea confusa. Siamo arrivati lì, che era il 24 di giugno. E dovevamo partire il 27, ma siamo andati un po' prima, siccome potevamo, lui alla casa lì, abbiamo deciso di andare. E la prima sera che siamo arrivati lì abbiamo mangiato un sushi straordinario, che vi metto qua le foto. Se passate da Loano andate a mangiare, si chiama Tokyo Sushi Loano, comunque buonissimo. Purtroppo non mi sta sponsorizzando, magari se qualsiasi compagnia di sushi vuole fare un video sponsorizzazione, io sono pronta a mangiarne 500 kg, ve lo dico. No, vabbè, comunque sì, è stato buonissimo, io non mangio le cose fritte nella salsa di soia perché appunto non mangio neanche il surimi per appunto il glutine, però il resto lo mangio, non sono stata male assolutamente, anzi soprattutto le cose... Ho un capello qua dietro che mi sta prudendo, lo so che se me lo... continua a toccarmi, soprattutto le cose spicy, no, piccanti, io vado matta. Soprattutto questo, si chiamano Gunkan, era il mio preferito in assoluto, buonissimo, fantastico. Per il resto dei giorni è stato tutto molto tranquillo, siamo usciti, siamo andati al mare, abbiamo passato le giornate appunto in una spiaggia con il lettino, ci siamo rilassati molto, è stato molto... Anche se io e Mattia abbiamo un piccolo problema, nel senso che ogni sera poi quando torniamo a casa, anche se è l'una, diciamo vabbè è presto relativamente, poi ci mettiamo a guardare un film oppure una serie TV, ci siamo infognati con Chernobyl che abbiamo finito, ma questo non c'entra, poi ne parleremo nei preferiti del mese. E niente, diciamo che siamo andati a letto tardi facendo niente, perché guardavamo film, cose, robe, facevamo passeggiate là nel budello di Loano, cose del genere, comunque ci siamo molto rilassati. Poi il venerdì è stato il suo compleanno, venerdì 28 è stato il suo compleanno, e a mezzanotte però del giovedì, quindi giovedì 23:59, venerdì a mezzanotte è arrivata la bottiglia, abbiamo fatto il brindisi per il suo compleanno. Per chi non lo sapesse, lui è più piccolo di me di un anno, ha fatto 21 anni, quindi il mio potere su di lui per almeno un mese è finito, dove posso dirgli io ho ragione perché tu sei più piccolo, perché io adesso ho 21 anni come lui, l'8 di agosto potrò ricominciare a sbeffeggiarlo così. Comunque sia, il sabato 29 sono arrivati dei suoi amici e abbiamo... siamo andati a cena con loro per festeggiare il suo compleanno, siamo andati a mangiare la pizza da Rino, mi sembra che si chiama Rino Dino, comunque sia buonissimo, pizza senza glutine, top. Io l'ho presa, come l'ho presa? Col salame o piccante, mi sembra, sì, buonissima. E un po' meno l'acqua, c'era un'acqua, non mi piaceva per niente, era molto pesante, non so, nessuno di noi l'ha bevuta molto volentieri. Successivamente siamo andati in un localino che c'è lì e abbiamo appunto fatto serata là, si chiama B-Fly, se qualcuno lo conosce, ci siamo divertiti molto. E gli altri giorni abbiamo deciso di stare in spiaggia libera perché così potevamo girare, abbiamo girato un po' di posti, siamo andati a Baia dei Saraceni dove ho fatto queste foto che vi faccio vedere, l'acqua era fantastica, anche a Loano l'acqua era fantastica, ma lì tra che c'era la sabbia, vedete anche delle foto, non sono stati assolutamente ritoccati i colori, cioè veramente una luce pazzesca, delle foto fantastiche, un'acqua meravigliosa. E più che altro era bello perché sì, era libera, io ho un'ansia incredibile che mi rubino le cose, non potete capire, facevo tenere tutto chiuso in casa perché ho terrore che
entravano i ladri, delle robe, cioè vabbè, sono matta. Però lì potevi anche lasciare magari la borsa lì, e tanto tu eri a neanche 2 metri dalla tua asciugamano nell'acqua, era bellissimo veramente. Poi siamo stati in altri posti, siamo andati ad Andorra qualche giorno dopo, a Turtle Beach, che appunto ho fatto queste altre foto, video, tutto quanto, poi vi lascio alla fine, vi lascio magari qualche pezzettino di video. E niente, lì è bellissimo, lì lo conoscevo già, e abbiamo pranzato lì io e Mattia, gli altri hanno preso la pizza, io purtroppo non potevo mangiare la pizza, quindi ho preso un'insalata lì, che fanno delle insalate tipo che tu puoi farti da solo, nel senso che scegli la base mista o normale e poi inizi a metterci dentro tutto quello che vuoi. Ogni ingrediente ovviamente costa 50 centesimi, però più o meno con 8 euro mangi un'insalatona bella sostanziosa, e Mattia ha mangiato con me ovviamente. E niente, abbiamo preso il baldacchino, queste sono le foto, è stato molto molto bello, soprattutto era molto scenico, diciamo, insomma, per me sì, era molto scenico, perché poi sotto il baldacchino non prendevi il sole, quindi era un po' così, avevamo anche una sdraio e una sedia, ma comunque stavamo tutti lì perché era molto figo. Successivamente, negli altri giorni, dove siamo andati? Siamo stati a Borgo Verezzi, perché siamo andati a trovare una persona. Poi dove siamo stati? Siamo andati la sera ad Alassio, siamo andati in un locale lì sul lungomare d'Alassio. Altri posti dove siamo andati a mangiare, è stata l'ultima sera che siamo andati a mangiare in un posto fantastico sul mare a Loano, che vabbè, si chiama La Sirena, ma no, sto facendo così pubblicità occulta a tutti questi posti. No, in realtà non mi ha pagato nessuno, credetemi, assolutamente, però voglio consigliarvi dei posti buoni, tanto l'avete visto su Instagram, quindi non penso ci sia niente di male. E lì ho mangiato veramente un ottimo pesce, abbiamo diviso un antipasto di pesce, un misto, dove c'era del polpo, comunque ve lo lascio qui, era veramente buono, tutto buono. Il polpo era un po' piccante come piace a me, in realtà io mangio veramente abbastanza piccante. Delle persone magari quando assaggiano la mia pasta che metto il piccante poi non la mangiano più perché trovano veramente piccante quello che mangio, ma a me piace molto, non so, a me piacciono i gusti forti, tipo limone, queste cose che proprio, se sono dei gustini così, a me non piacciono. Abbiamo mangiato anche un risotto fantastico del pescatore, dove dentro c'erano cozze, vongole, no, gamberoni, queste cose qua, buonissimo, fantastico. Anche lì ovviamente peperoncino lo abbiamo messo noi, buonissimo. E poi basta, perché io non sono riuscita neanche a finire il riso, era veramente tantissimo. Diciamo che quando mangiavamo fuori ho mangiato bene, diciamo, e non mi sono fatta tanti scrupoli, assolutamente. Niente, non è successo più niente. In realtà no, ragazzi. Però volevo dirvelo per prima cosa, ma poi sembrava una patita incredibile, e in realtà è così. Il venerdì prima di partire, venerdì 5, vabbè, io e Matti abbiamo fatto 6 mesi, e diciamo che lui mi ha fatto un regalo fantastico. Per chi mi segue da un po' sa benissimo la mia passione, il mio amore, la mia follia anche per Giulia Delellis. C'è chi non può piacere, c'è chi può considerarla nessuno, c'è chi può considerare... A me piace come persona, non so per quale motivo, ognuno di noi ha un idolo, a me piace lei, non so cosa dirvi. Comunque sia, siamo andati alle vele di Alassio e lì l'ho vista, ho fatto una foto con lei. In realtà ho fatto anche un video dove vi saluta, dove dice ciao a tutte ragazze, soprattutto le sue, vi mando un bacio, ma purtroppo nell'emozione, nel non capivo più niente, ho tolto l'audio a quel video. Comunque ve lo lascio alla fine, spero che voi possiate capire cosa dice, magari vi metto un sottotitolo così riuscite a metterlo con labiale, perché si vede che parla. Io sembro una scema perché ero impietrita dalla sua bellezza, dalla sua... era fantastica. Io premetto, perché adesso vi metterò la foto qua, questa foto è bruttissima, io sono venuta malissimo, lei è fantastica ovviamente. Io sono alta 1,70 m e peso 53 kg, scarsini, nel senso che 53 kg è proprio... ma così... sembro un cavallo vicino a lei, cioè sembro enorme, gigantesca, alta, 2 spallone, sembro enorme. Lei è veramente piccolina, è minutissima, ma è di una bellezza incredibile, ragazzi, veramente. Cioè,
nei video che fa così, sì, è bella, ma non lo so, sarà che io la amo, la follia, è bellissima. E vi racconto questa cosa perché fa un po', cioè nel senso mi imbarazza un po', però fa un po' ridere, in realtà ne sono consapevole. Praticamente un mio amico era organizzatore delle vele e io gli ho chiesto proprio espressamente di farmi parlare con lei e lui mi ha preso, mi ha portato dietro dove lei era, quindi c'erano le transenne, c'era lei, il buttafuori, io, questo mio amico, e io sono rimasta ferma, nel senso che lei era qui di spalle, io ero qua e io stavo così. E lui mi guardava e mi diceva, ma è lei? E io, e parla io. Cioè, Carlotta, di qualcosa io. Cioè, sono veramente, sono andata fuori, non so per quale motivo, non riuscivo a muovermi. Il bello è che quando mi sono andata anche indietro, mi sono girata, gli ho dato una spalmatona, mi sentivo malissimo, però non l'ho fatto apposta. Lei non vedrà mai questo video, ovviamente, però se mai un giorno nella vita dovessi rincontrarla, le chiederei scusa, veramente. Fatto sta che io... Vabbè, lei fa la presentazione perché io poi sono rimasta troppo tempo così e il buttafuori mi ha detto, ragazzi, per le foto dopo, ovviamente, ma tanto io non avevo chiesto niente perché non c'avevo coraggio. Cuor di leone solo quando non serve, diciamo. E comunque sia, lei va a fare la presentazione, ciao ragazzi, sono tornata alle vele, bla bla bla. Io in tutto questo rimango immobile, ferma, zitta così, tutto il tempo. E poi c'era il momento di andare a fare le foto. Quando ho fatto la coda per fare le foto, io ho fatto la foto con lei e la foto, vabbè, obbrio brosa, ve la rifaccio vedere, ma obbrio brosa. Penso che me la stamperò, me la terrò qui, ma non la metterò da nessuna parte. L'ho messa su Instagram, però sono veramente bruttissima. Però mi piace, cioè, lei mi piace un sacco. E comunque poi Mattia continuava a dirmi, chiedi un video, perché se non ne chiedi un video te lo faccio io, glielo chiedo io. E io ho dato di matto, ho detto, Mattia, non mi mettere in imbarazzo, pipipipi. Quando sono andata lì, però ci tenevo tantissimo, no? Che vi salutasse, che lei fosse un punto nella comunque nel nostro percorso lei ci fosse, un punto, no? Allora gli ho detto la verità, gli ho detto che io comunque ho trovato tanto coraggio nell'aprire un canale anche grazie a quello che ha fatto lei, perché per me lei è speciale, che vi devo dire. E lei appunto ha fatto questo video con me e sono rimasta felicissima, me lo sono riguardato 6 volte a scrivere, perché poi ho scritto io morta, imbarazzata, ti amo, no? E mi è andato su, dove c'è la X, dove c'è quello per togliere l'audio, io tirandolo giù ho tolto l'audio, l'ho pubblicato, ovviamente non mi ha salvato nessuna copia e sono veramente, un po' così, il giorno dopo quando l'ho visto, perché a ballare non sentivo che non c'era l'audio, quando l'ho visto ho detto no vabbè mi sento male. E Mattia ha fatto un altro video che magari se dice di sì, ve lo lascio forse a fine di questo video. Comunque, dove mi ha fatto salutare, anche se l'avevo appena salutato, mi ha rifatto salutare. Comunque, gli avrò dato 500 baci. Cioè, ciao, Giuliano. No, ma sai, vengono i te. No, ma sai. E vabbè, questa, ognuno ha le sue debolezze. La mia è questa qui. Mi imbarazzo con. La stimo tanto. Non so dirvi perché, per come, per quando, però mi piace un sacco. Che ci devo fare? Ed è stata veramente una bella serata, devo dire. Mi sono divertita tanto. Mi sono imbarazzata tanto quando l'ho vista, però questo è stato. E niente, questo è stato un po' il riassunto delle mie vacanze. Adesso, dopo i saluti, vi lascio degli spezzettoni di video dei nostri amici, di me, Mattia. E comunque niente, vi mando un grosso bacio, raggi di sole, vi voglio tantissimo bene. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!